In chiusura parliamo un po' di noi perché torna questa sera alle 20:10 Giro Marcando, la trasmissione di informazione e di intrattenimento che in questa puntata accende i riflettori su un'iniziativa di beneficenza a favore di Telethon. Eccone una piccola anticipazione. In provincia di Ancona, a Filotrano, nella sartoria Luca Paolo Rossi, si è svolta la quarta edizione della Cena in Sartoria, l'evento di beneficenza ideato dallo stilista Luca Paolo Rossi per sostenere la ricerca scientifica. Una serata sold out, tanti partecipanti che hanno accolto l'invito del sarto e che si sono uniti a questa iniziativa di solidarietà promossa nel quadro della campagna di raccolta fondi della Fondazione Telethon e da BNL. A sottolineare la filosofia che ispira l'evento e lo spirito di comunità che le dà il carattere peculiare, Luca Paolo Rossi ha voluto intitolarla Da Mani Italiane, un modo per amplificare che la missione benefica sia frutto di energia, tradizione, gran cuore italiano e artigianalità made in Italy. Un vero percorso realizzato all'interno della sartoria che ha consentito agli ospiti di vedere da vicino tutte le espressioni dell'artigianato di pregio delle Marche, che fanno grande e inimitabile il made in Italy. Beneficenza, solidarietà, ma anche show e divertimento in un'edizione di successo di questo format, dove artisti e personaggi del mondo televisivo si sono esibiti davanti ai presenti. Divertenti ed esileranti le gag e le imitazioni di Antonio Mezzancella, che ha conquistato nelle reti Mediaset il pubblico del programma Tu sì che vales. E sul filone della comicità, diversi gli interventi dei due cabarettisti marchigiani, Lando e Dino. Alla comicità si aggiunge la musica di Fabietto DJ e le straordinarie performance canore di Luca Lattanzio, che con la sua voce ha emozionato il pubblico presente. Una serata condotta da Luigi Brecciaroli di Radio Arancia Network e da Lara Gentilucci. Una kermesse di intrattenimento che ha spezzato i vari momenti della cena, dove i partecipanti hanno degustato le sapienti prelibatezze culinarie proposte dallo chef Enrico Recanati, accompagnati dai vini Casal Farneto e dalle bollicine francesi di Laurent Perrier. Grande la soddisfazione dello stilista Luca Paolo Rossi per aver raggiunto l'obiettivo prefissato, quello di offrire un contributo importante per la ricerca Telethon. Abbiamo raggiunto quello che volevamo: stare insieme, farci conoscere, raccontare di noi marchigiani, mangiare bene e aiutare gente, perché noi dobbiamo abituare la gente comune a fare del bene e ci stiamo riuscendo. Siamo alla quarta edizione, stiamo veramente riuscendo a farsi conoscere e mi piace quando la gente dice: ah, ma così poco! Bene, noi intanto facciamo la nostra parte. Anche stasera siamo riusciti a raggiungere 9.000 euro. Abbiamo raggiunto 9.000 euro, quasi 3.000 euro in più di l'anno scorso. Stiamo andando veramente bene. Da Mani Italiane, tutto ciò che è stato fatto stasera, tutto ciò che state facendo, perché quella camera che vedete lì è manovrata da Mani Italiane. Il fotografo che mi sta fotografando è da Mani Italiane. Lo chef qui vicino a me lavora con le mani italiane, perché noi siamo italiani. Viva l'Italia!